Ciao bambini e bentornati. Splash, attento. Guarda dietro di te. Sono arrivati i Tredimol. Minacce striscianti. In effetti, sembra avere uno sguardo davvero minaccioso. Dobbiamo cercare gli speciali. Costano 3,50 €, si trovano in edicola, uno strisciante con il magazine. Wow, sono davvero tanti, eh? Ce ne sono 14 da collezionare. 3 glow in the dark, si illuminano al buio. 1 cambia colore. E 1 è il super raro gold. Beh, sono davvero curioso di conoscerli. Bravo Splash, sei coraggioso. Iniziamo questa scoperta. Prendiamone uno. Troveremo il Tredimol all'interno della blind bag, ovviamente in allegato al magazine. Ma apriamola, sono davvero curiosa. E tu, Splash, non sei curioso? Vediamo chi c'è. Oh, guarda! Hai visto? È super deformabile! Oh sì, è super deformabile! Ma come si chiama? Si tratta del Marine Iguana. E questa iguana è davvero deformabile. Ma sarà lei a regnare nel deserto? Scopriamolo. Ha un'aria davvero minacciosa. Ha buone probabilità di regnare tra tutti. Vediamolo subito. Perché qui c'è un altro Tredimol. E di certo non si lascerà abbattere. Apriamo. Guardate chi c'è! Il Sungazer Lizard. E pare aver visto l'iguana. Attenzione, Splash! Oh, qualcosa mi dice che sono pronti allo scontro, vero? Io mi sposto. Chi attaccherà per primo? Queste minacce striscianti sono arrivate dai luoghi più remoti della Terra ed ora lottano per la supremazia nel deserto. Ma chi sarà più forte? Si stanno studiando, ma attenzione! Il Sungazer Lizard attacca! E assistiamo ad uno scontro feroce! La Marine Iguana cerca di scappare, ma il Lizard la trattiene. È super deformabile e quindi si allunga, si deforma e scappa! Per ora la vittoria sembra essere di questo Lizard. Eh già, ma non si può stare mai tranquilli, perché altre minacce striscianti stanno arrivando! I Tredimol li trovate in edicola in allegato al magazine. Sono un prodotto chimpanzì. Troverete 36 pagine di contenuti educativi, esperimenti, giochi e quiz. Oltre ad approfondimenti sulla storia, la salute, la scienza e tanti altri argomenti. Tutto per imparare divertendosi. Un magazine con contenuti educativi e divertenti. Ma chi è ora il prossimo di questi Tredimol? Sei curioso anche tu, Splash? Vediamo chi si nasconde qui dentro. Apriamo. E chi è? Oh, wow! Guarda, Splash, chi sta arrivando? Si tratta del Salvadori Monitor. D'accordo, io mi sposto. E fai bene, Splash, perché inizia la lotta. Lo attacca immediatamente. Feroce questo Salvadori Monitor. Sferra un attacco di coda. E lo ferma con le sue zampe. Sembra non avere via d'uscita il nostro Lizard. Ma mentre loro sono impegnati nella lotta, non hanno notato la presenza del Nile Crocodile. Così come tutti i Tredimol, è super deformabile, ma anche feroce ed è pronto al combattimento. Ed eccolo infatti che non risparmia. Il Salvadori Monitor, detto anche Varano Coccodrillo, lo afferra con la sua forte bocca. E lo toglie dalla lotta. L'ha cacciato per rivendicare la supremazia in questo territorio. Ed ora il Sungazer Lizard capisce che l'unica sua possibilità è difendersi con le placche appuntite. Ci prova, ma non può nulla contro il Nile Crocodile. Ed infatti decide di scappare. Saggia decisione. Si è dimostrato davvero tra i più feroci.
Ma qualcuno ha osservato tutta la scena. Si tratta di Jackson Camaleon, una strana creatura. La sua particolarità è di avere 3 corni sulla testa e degli occhi indipendenti. Mentre uno guarda in basso, l'altro infatti può guardare in alto. Non gli sfugge mai nulla, come non gli è sfuggito questo combattimento, e decide che è meglio restare in disparte. Cerca quindi un nascondiglio. Pensa di essere al sicuro, ma lo sarà realmente? Che bella roccia colorata! Non l'avevo vista prima! Attenzione, Splash! Può sembrarti una roccia perché sta usando il suo potere super deformante! Ma in realtà si tratta del Monte in Camaleon! Oh, mi sembrava una roccia! Si era deformato così bene! Il Monte in Camaleon sta cercando Jackson Camaleon. Mentre il Nile Crocodile pensa di avere la situazione sotto controllo. Ed eccolo! Che attacca senza pietà! C'è uno scontro! Uno scontro tra questi due animali feroci! Ma la vittoria sembra essere del Monte in Camaleon. Ed ora questo nascondiglio è suo. Questo camaleonte colorato dovrà cercarsi un altro posto per stare tranquillo. Ma chi c'è lì? Chi sta arrivando? Questo coccodrillo sembra essere preoccupato, pronto comunque allo scontro. Si tratta del Komodo Dragon, detto anche varano di Komodo. Grazie alla sua stazza, domina gli habitat in cui vive. E questo coccodrillo lo sa bene. Chi abbia inizio? Lo scontro! Questa lotta potrebbe essere senza fine. Entrambi molto aggressivi, disposti a tutto per dominare su questo territorio. Ma il varano di Komodo pare avere la meglio perché il coccodrillo sta cercando di scappare. Ed ora è lui, il dominatore. Ma per quanto tempo? Qualcuno sta sbucando da questo nascondiglio. Si tratta di un cobra. Un cobra che non lascerà la vittoria a quel Komodo Dragon. Ma è furbo il cobra e non vuole uno scontro diretto. Attacca indisturbato. Nel suo morso è letale, ma riesce a scappare per fortuna. Ma il cobra sembra essere contento di questa piccola vittoria. Una vittoria momentanea, certo, ma pur sempre una vittoria. Sta arrivando qualcun altro. Oh, com'è bello, bello colorato. Non farti ingannare, Splash, da questi colori. Perché anche lui sa essere molto pericoloso. Purtroppo, però, c'è il cobra in agguato. E anche lui viene morso dal cobra. Il cobra non mostra pietà. Sicuro di sé e sicuro di dominare su tutti. Sta arrivando un altro serpente. Forse ora il cobra sarà nei guai. Questo serpente, il Rainbow Boa, non si farà cogliere impreparato dal cobra, perché anche lui vuole la supremazia. E allora, prepariamoci allo scontro. Il cobra ha sentito il nemico ed eccolo comparire. Accetta la sfida. I due si studiano. Chi farà la prima mossa? Il Rainbow Boa attacca! E ha la meglio sul cobra! Il cobra è scappato. Ma il Rainbow Boa non importa. Gli basta essere il dominatore. Attenzione, non abbassare la guardia, perché questo luogo riserva molte sorprese. Come ad esempio il Frilled Lizard, che afferra il serpente e lo trascina con sé. Dove lo sta portando? Pare voglia trascinarlo all'interno dell'acqua, ma riesce a fuggire. Il lizard però non rinuncia a un bel bagno caldo. E immergendosi, cambia colore. Una delle sue abilità. Ma la lotta di certo non finisce qui. Sta calando la sera. Ed ora bisogna trovare un riparo. Oh sì, sarà meglio trovare un riparo. È notte. Nel buio della notte distinguiamo Green Iguana, il Whippet Lizard. E lì il Sea Snake si affrontano in una lotta interminabile e si illuminano al buio per lottare anche senza luce. Questa lotta sembra non avere fine, ma anche loro devono smettere di lottare.
Sta arrivando il giorno ed eccolo qui, Green Iguana, stanco per la dura nottata. Decide di trovare un nascondiglio e riposarsi. Anche il Sea Snake è davvero stanco dopo aver lottato tutta la notte. Solo il Whippet e il Lizard sembra non essere stanco affatto e anzi potrebbe lottare ancora. Ma attenzione, perché tutti i tre Edimals sono pronti ad attaccare. Chi di loro dominerà su tutti? Riusciranno a trovare la pace o lo scontro non avrà fine? Di sicuro amano la lotta e sono instancabili. Oh, è stato davvero bellissimo scoprire queste creature. Hai visto Splash? I Tradimal mi aspettano in edicola, in allegato al magazine. Sono 14 da collezionare. 3 Glow in the Dark. 1 cambia colore e c'è anche il super raro gold che noi non abbiamo trovato. Chissà dove si è nascosto. Ed ora grazie per aver giocato con noi. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e cliccate qui per vedere tanti altri giochi con tutti i personaggi dei vostri cartoni preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!